L'Accademia della Crusca da vari anni fa questa iniziativa che si chiama Gianco delle Lingue. È un momento di incontro tra le varie lingue, tra le lingue dialetti. Quest'anno è toccato proprio all'incontro tra la lingua italiana e il fiorentino. E quindi abbiamo deciso anche di sentire il parere di persone che con la lingua ci lavorano, come attori, come conduttori televisivi, come comici. E voi siete i primi a intervenire in questa tavola rotonda che abbiamo intenzione di fare. Lo facciamo da qui, da questo posto, avrete in registrazione. Volete partire proprio male, diciamo, no, volete iniziare male. Stiamo partiti invece bene. Quindi, da Fratelli d'Italia oggi, il fiorentino, com'è stato importante nel vostro mestiere? Il fiorentino non esiste, prima di tutto. Perché laddove ci sono... C'è la lingua napoletana, la lingua torinese, la lingua milanese, la lingua catanese, sammistrata, cioè. Incomprensibile peraltro a chi di Catania non è, a chi di Torino non è. Il fiorentino c'ha solamente, io ho fatto una ricerca precisa, l'ho messa anche in un film una volta, c'ha soltanto 12, 15, 16 parole, alcune con una spiegazione meravigliosa. E prettamente fiorentine, neanche pistoiesi, i toni per esempio, una su tutta. Per cui è una lingua perfetta, meravigliosa, è un idioma, chiaramente, altrettanto spero, mi auguro a chi lo ascolta, ma ormai sono tanti anni, insomma è stato sdoganato al cinema, in teatro, in televisione, molto facile. È un po' come il napoletano, molto dolce, non è il genovese stretto, però la lingua proprio fiorentina non esiste. Vi volevo dare questa, insomma, ci ho pensato tutta la notte, se raccontarlo o no, possiamo anche chiudere qui. Sì, però come dice anche il professor Biancarelli, che esistono per tutte le altre il dialetto, invece esiste il vernacolo fiorentino, che è una variazione dell'italiano, no? Che noi ci ha messo del cinquale. No, però c'è una sottile differenza che il professore ha spiegato bene il suo trattato Io e la mia vita dedicata alla lingua italiana. No, ma lui c'ha ragione, perché lui chiaramente dei tre è quello che fa le citazioni più corte. Per tornare invece al discorso Terra Terra di Leonardo, che fa un discorso Terra Terra, prenderei spunto proprio da Amici Miei, no? Se tu guardi, per esempio, anche nel film Amici Miei, quando io feci la versione ultima di Amici Miei, mi beccai un tassista che mi disse: ma Ariel, vuoi fare questo discorso di Amici Miei? Ma non la può andare a toccare proprio questi attori, e poi siete un cast, a parte te non c'è nessuno fiorentino. E io gli dissi: ma perché gli Amici Miei chi erano i fiorentini? Chi era? Costo, figli... Tognazzi di Cremona. Sì, ma c'era quell'altro. Moschini era veneto, cioè. Quindi per dire, recitavano talmente bene, no? Il fiorentino, no? Che erano credibili, ecco perché il fiorentino è abbastanza facile. E poi a noi il fiorentino ci aiuta tantissimo, la lingua toscana ci aiuta, perché rimane simpatica. C'è proprio una... quando alle volte la gente dice: io come sento parlare toscano già rido, quindi cioè, rimangono proprio il toscano è simpatico, come d'altronde anche il napoletano, ha un certo tipo di napoletano, il toscano è proprio simpatico. Il siciliano è diverso, sai, si sposta qui come ti sposti in cinque, perché la gente che sente dire toscano e sente parlare di un toscano, se non è toscana non percepisce di dove sei. Noi ne percepiamo la lingua, capito, quella del pisano, livornese, grossetano, eccetera, e lì è completamente differente, non è lucchese, non è matese, lì è veramente un quadrino, bisogna fare un incontro apposta su questo, quello è proprio un dialetto, in effetti, fatto dallo spagnolo al francese. Però in sintesi, in soldoni, il fatto di essere nati a Firenze e di saper non soltanto parlare bene, ma coniugare anche bene i verbi, questo per quanto mi riguarda ovviamente per il mio mestiere mi ha facilitato molto. Anche le chiusure, le aperture, le locali, aperte, no? Le chiuse, insomma, è tutto più facile. Se non dice la ceretta, si può dire la ceretta, dice la ceretta. Oppure la lettera V, una delle cose che dice la lettera V, non la lettera V. Maestro, maestro, cioè tutto esatto. Allora, invece secondo voi, chi di voi tre nasconde meglio il fatto di essere fiorentino quando parla?
Carlo, forse per io, perché un po' perché ho iniziato a fare radio, e quando si fa radio si doveva fare in italiano, anche ai tempi gloriosi delle radio libere fiorentine, però era bello parlare in ma italiano. Ma tu parli così senza aver fatto un corso di edizione? Beh, sono fiorentino. No, ma lui sai la cosa bella, no, di no, Carlo, però questo... la cosa bella di Carlo, si sentirebbe. Sì, la cosa però, bella no, di viene Carlo, lui si trasforma, no, alle volte naturale. Parla con noi e dice, oh ragazzi, allora rischeracci, si va a cena, ragazzi, e poi arriva qualcuno, ti presento Carlo Conti, oh ciao, come stai? No, oppure alle volte se c'è gente dico, ragazzi, venite Mecco. Venite Mecco, Mecco lo usa spesso, Leonardo si sente, te un po' meno. Sì, ma guarda, alla fine è anche meglio, perché voglio dire, Leonardo ha molte difficoltà a essere capito quando fa gli spettacoli fuori dalla Toscana. E ogni tanto io sono andato a vederlo a Torino e la gente dice, che tutto gente non c'era. Quei quattro lì, c'erano quattro persone. Io vado bene a Scandicci, a Borgo San Lorenzo, capito? Già Scarperia è vicino a Torino, spesso andiamo noi a tradurre. No, io sono un mischione, perché sono nato a Firenze, ma poi... ho vissuto poco, mi sono trasferito per sono esatto, un mischione, un coacervo di questi di lingue. E infatti il bagnino. Se il bagnino è andacane è tutta un'altra questione. C'è proprio una questione che chiamo territoriale, terido con aereo. Però, per esempio, nei film tu hai dato molta importanza, no? Io ho dato molta importanza ai dialetti, ho cercato sempre di non fare un film toscano per i toscani. Prima, spesso e volentieri si è fatto un film prettamente toscano per i toscani. Allora, proprio per ovviare a ciò, mi sono inventato, anche preso delle licenze poetiche, laddove per esempio Tosca d'Aquino, napoletana, cosa ci faceva a Stia, ci può stare, ci stia a Stia. E questo anche perché, secondo me, e non solo il contorno dei coprotagonisti, ma spesso e volentieri le protagoniste erano addirittura straniere, perché il normotipo rappresentato proprio anche dal fiorentino, il fiorentino è un normotipo, il milanese è già uno che è un imprenditore nell'immaginario delle persone, il genovese è uno preciso, il napoletano è uno ci si penserà domani, il normotipo che è rappresentato dal fiorentino, contrapposto alle spagnole, alle sudamericane, creava ancora di più contrasto. Ti è piaciuta? Sono 20 anni. Una parola fiorentina che pensiate stia morendo e che vorreste salvare? Ma ce ne sono tanti. Toni, ho visto che i Toni, che è la Tusa, perché c'era gli americani nel dopoguerra che tornavano a New York, tu New York diventò Toni. Forse c'è l'altra, l'altra cosa sono che mari, quando sì, sono arrivati i Fiorentini dice guarda quello sembra Tony, che era il clown del circo, sì. Era vestito in quel modo lì, sì, era quelle tute così. Non ho fatto la domanda all'eredità, sono le due possibilità. Davvero? Ogni tanto mi diverto a fare le domande fiorentine all'eredità, ce n'è una, tra l'altro non sono riuscito ancora a fare, se Chiasso, si dice fare Chiasso perché era nei Chiassi, o si dice fare Chiasso perché c'era Chiasso nel Chiasso. Ah, vedi. Non so se sono stato chiaro. Insomma, te chiaro mai. Te chiaro mai. Però ce ne sono tante. La sistola è meravigliosa. Vero. La sistola è quella gomma per annaffiare, la cannella è il rubinetto. Poi ce n'è il Max. E anche i modi di dire poi. Per esempio, bellissimo è Alle Porte Rosate. Alle Porte Rosate sono nostre. E lo sai perché? Anche lì due versioni. Una perché pare che alle 5, quando chiudevano le porte di accesso alla città, mettevano dei sassi per bloccare l'altra, invece che quando arrivato, quando arrivavano le porte chiuse tiravano dei sassi per farsi la vita. Una cosa che invece non è chiara agli italiani, perché a me spesso e volentieri mi succede, ma probabilmente anche a loro, è bischero, o meglio, bischero, e loro pensano che sia, fuori da Firenze, fuori dalla Toscana, sia mattacchione, capito? Cioè ti chiamano per la strada, o bischero, capito? Che non è che proprio fa piacere, quando ti chiamano bischero. Chiaro. No, ti chiamano bischero, però non si capisce. Siamo ancora... bischero è ancora un complimento, diciamo. Per cui, insomma, bischero che poi, nato dalla famiglia dei bischeri, che non ha voluto vendere le sue proprietà alla chiesa, ecco, bisogna invece far sapere che bischero. Infatti, anche ultimamente ci hanno proposto, facciamo un bel libro sulla vostra storia, i bischeri, per me che ci ha fatto tanto piacere sto quando sito. A me avevamo scritto una specie di libretto con un giornalista, gli dissi il titolo trovalo te,
e mi scrisse il grullo parlante. Quindi non è che mi fece un grande favore, lui pensava fosse la cosa più divertente del mondo, ma per noi il grullo parlante... Perché no. Ovviamente ci sono delle sfumature, delle finezze che non ha tutti il Cepperello, resto. Cepperello, Cepperello, si può dire Cepperello o Cepparello? Cepparello. Come a voi, quando eravate ragazzi, usavate tipo Cencio, Tony, Cannella, Pistola, poi quando avete cominciato invece a fare il festival, sapevate già che stavate usando parole fiorentine che nel cuore di Firenze non si capivano, o era un problema con cui vi siete dovuti? Io obiettivamente le ho sempre evitate, le ho citate tutte queste raccontate in un film Io e Marilyn, contrapposto ad un napoletano doc che appunto che mi imputava al fatto di dire il fiorentino non si capisce che vuol dire cannella, poni, che vuol dire, capito? Perché altrimenti sai, hai per esempio, nobilitiamo un pochino la conversazione, proprio oggi che stiamo scrivendo lo spettacolo abbiamo usato un termine molto raffinato che è tegame, tegame inteso a, per quanto riguarda una signorina, è uguale donna di facile costume. E ci siamo interrogati, quando andremo a Verona, il loro tegame, ci avranno sicuramente un modo di dire, mi diverto spesso e volentieri, e qui proprio la conversazione svetta, chiedere per esempio tutti i modi di dire dell'organo sessuale maschile, e ce ne sono in Italia, credo, 160, e fanno morire da ridere. La cosa bella, e Benigni ci fece un pezzo strepitoso in televisione, che laddove noi possiamo dire con grande semplicità anche di fronte ai bambini e delle parole che invece nel posto dove vogliono dire quello sono di una volgarità unica. Il fiorentino, a differenza di tutti gli altri, le altre città, che ha un modo di dire eccezionalmente volgare, che quando io lo chiedo agli amici diventano rossi loro, no? Guarda, te lo dico, ma non lo dire, non lo dire. Il fiorentino al limite c'ha fava brillante, perché è una poi, cosa da bambino. Tutto questo per volgare, tenere alti livelli. Beh, quello è chiaro. Il volgare viene dal volgo, quindi è il popolo che parla. Quindi quando noi montiamo sul palcoscenico ci mettiamo spesso dalla parte del pubblico e diciamo le cose che direbbe il pubblico, e quindi di conseguenza anche quando hai ti viene fuori una parola anche un po', diciamo, non proprio raffinatissima, lo fai perché fai parte, comunque sei dentro, sei con il pubblico, quindi cerchi di parlare come parlerebbero loro. Infatti al cinema ultimamente si ricorre sempre di più a questo tipo di parole, eccetera, proprio per essere più vicini. Forse si sta un po' esagerando anche in radio, per esempio adesso, sì, radio adesso è una roba di una volgarità incredibile. Quando ero ragazzo io, che lavoravo nella radio, una volta mi scordai il microfono aperto e di sicuro mi mandarono a casa subito, 3 giorni a casa. Adesso dicono di quelle cose. Quindi vuol dire che sei molto vecchio. Sì, purtroppo non lo volevo dire, ma è vinto. Penso che sia capito. Bene, e quindi quando fate degli spettacoli con questo che state preparando, poi sarà sotto scena mentre sarà la nostra iniziativa, e che ponete questo problema continuamente, certo. E quando appunto nel caso di tegame come risolverete? Nel caso di tegame chiederemo a Verona, a Roma, già ci abbiamo a Firenze, è chiaro, Ancona, l'equivalente insomma di tegame, che però attenzione, oltretutto tegame, che poi tegame credo sia livornese, sì, o pisano, è più della parte della parte. Tegame non è molto volgare, tegame molto volgare, infatti eviterei di ridirlo per l'ennesima volta. Si è riferito alla mamma, poi vogliamo ricordare che stavamo parlando di una rubrica di cucina che potremmo eventualmente introdurre nella chiacchierata. Bene, allora invece concludiamo con un appello per promuovere per l'amore per il fiorentino e per la lingua italiana. Io ho visto che esiste e mi ha fatto molto piacere. Allora, devo dire la verità, c'è Francesco Guccini, quando l'ho conosciuto circa più di 10 anni fa, faceva una cosa meravigliosa e faceva, l'ho visto, alla Casa del Popolo di Pavana, un dizionario dal pavanese all'italiano per non perdere quei modi di dire meravigliosi. Io mi fermai un'ora e ne sentii alcuni strepitosi.
Devo dire che si sono fatte di queste iniziative, ho visto diversi dizionari, la mia figliola ha 6 anni, non perdo occasione di dirgli le cose in fiorentino, che ti ripeto poi non sono tante, ma che non vanno assolutissimamente perse. Il vento del riavere, che non esiste, è quel vento che quando tu sei accaldato, tu pigli uno spicchio di casa che passa un po' di vento, e quello noi da sempre si chiama il vento del riavere, che è un termine poeticissimo. È chiaro che se non si continua a dire ai bambini, senti qui, questo è il riavere, che poi io l'ho capito dopo 10 anni che voleva dire riaversi, io lo chiamavo veramente il riavere pensando che fosse... Ecco, a me bisogna, secondo me, continuare con quelle iniziative eccezionali che hanno fatto, ho visto l'abecedario o comunque il dizionario dall'italiano al fiorentino, dove ce ne sono tutte, ho passato una notte a leggerle, erano tutte meravigliose, non ne conoscevo forse una su 1000, e continuare ai bambini questa lingua. Scherzando dico spesso e volentieri al mio collega Conti, che invece frequenta molto più Roma, che questo tipo di operazione la deve fare proprio con una insegnante di sostegno, perché altrimenti il figlio comincerà a dire le espressioni tipiche romane che sono belle, ma non sono come queste nostre. C'è anche il vocabolario del fiorentino contemporaneo, ha fatto la cadena da tutti. E allora regalatecelo, oppure datecelo a UFO. Datecelo a UFO. Su questo a proposito dei bambini, Carlo fa una cosa meravigliosa, che credo che vada sulla scia di quello che dice, che a Matteo, lui lo ha costretto a chiamarlo Babbo. Sto scritto anche un libro, si dice Babbo. Così d'altronde Pinocchio chiama Babbo, Babbino, e quindi bisogna mantenere questa cosa. E sono convinto che insomma l'ha costretto anche... Per esempio, sai che Babbo in siciliano vuol dire grulli, capito? Per cui, spesso e volentieri, quindi ci chiamano grulli. Matteo fa da siciliano. In realtà... No, per concludere direi, almeno per quanto mi riguarda, che questa lingua fiorentina vada non soltanto conosciuta in casa, ma esportata il più possibile, soprattutto in tutta Italia, per un semplice motivo, che almeno in ogni piazza dove noi andremo, diciamo, tegame, dove di cosa stiamo parlando. Sempre per la rubrica. Beh, chiaro. Parlavamo? No, ho le idee ben chiare su questo, che Matteo crescerà almeno dall'asilo, dall'elementare in poi a Firenze, e quindi non avrà più problemi di sfumature di insegnanti di sostegno romano. Io tanto da ogni volta che entro in una libreria, è curioso che la prima cosa che faccio quando sono in libreria fiorentina, invece di andare a vedere i libri in uscita, altro vado nello scomparto dei libri in fiorentino o su Firenze e ne affitto sempre uno, perché è proprio mi piace l'idea che il libro, prima di ogni altra cosa, oltre che ovviamente il parlato, continueranno a portare avanti le tradizioni e le emozioni, le sfumature della nostra lingua, però non dimentichiamoci mai che parliamo sempre della lingua italiana. Quando tu vai in libreria, è l'italiano. Secondo me, cerca il grullo parlante. Va bene, sarà grullo parlante. Quindi lunga vita al fiorentino, lunga vita all'italiano, lunga vita alle sfumature delle 1000 parole della nostra nazione. E viva l'Accademia della Russia. Grazie.